Bentornati alla Filantropizia in TV. Allora, Giancarlo, ti abbiamo messo un po' in disparte, ma capisci che il tema, e poi vedi le donne, è bello anche ascoltarle. Allora, tu sei musicista, diciamo, fai piano bar, quindi hai avuto comunque un po' affine, no? Perché tu ci fai anche matrimoni, sì, insomma, quindi sì. In qualche modo mi hanno detto che sei un trascinatore, fai delle cose meravigliose, quindi in qualche modo anche gli eventi, lo spettacolo. Ma nella tua professione, quando è stata importante, quando è importante al di là che diciamo c'è una cantante e la figura femminile? Allora, per me, io ho iniziato a studiare a 11 anni. E la figura della donna l'ho avuta subito dall'inizio perché giusto appunto era una maestra di pianoforte con cui mi sono trovato benissimo. Poi poc'anzi magari si nominavano dei mestieri in cui la donna è stata un po'... non erano per lei. Invece per quanto riguarda la musica, secondo me è tutto al contrario. La donna ha dei super vantaggi, sia nell'ambito presentativo sia nell'ambito musicale. Io giusto appunto ho una cantante con cui mi ci trovo benissimo, ho avuto anche cantanti maschili, ma posso dire a mio discapito che la donna ha sempre dei punti in più. Una marcia più, cioè ti dà, ma ti sostiene anche appunto, perché anche uno spettacolo che fai tu, comunque anche se ormai sei navigato, ha sempre quel minimo di ansia, di stress iniziale, o succede sempre qualcosa, no? Tipo tante volte magari l'inventiva delle donne riesce un attimino anche a... No, infatti volevo dire proprio questo, io ho avuto a che fare con presentatrici, musiciste, cantanti, e posso dire, ripeto ancora a discapito dell'uomo, che la donna ha avuto sempre qualche marcia in più a sfavore nostro, sì. Va bene, allora, dato che stai elogiando la donna e sei qui, insomma, che devi fare il tuo, cioè devi suonare, ci devi far sentire, ci dedichi quindi una canzone alle donne? Ok, rimaniamo in tema. E tu vai. Allora, grazie di questo omaggio, si è capito, donne di Zucchero, quindi che è una bella canzone. E allora, così, un altro, raccontaci se vuoi un altro aneddoto dove magari sei stato salvato da una donna, ecco. Beh, salvato non proprio, posso dire che quando ho studiato anche a Catania, ho avuto delle colleghe. E non so se mettono un po' più sentimento di noi, poi magari è già la figura della donna che è molto più sensibile di quella dell'uomo, e con molte capacità musicali. Quindi ti sei trovato sempre bene, diciamo, sì, nell'ottica sì, delle donne. Allora, Linda,
Riprendiamo un po' questo giro a cercare un po' di conoscere un po' di più sia ecco, le persone che abbiamo qui ospiti questa sera al Megalithos, ma anche un po' entrare un po' più nel vivo. Diciamo, ti occupi tu di ecco, edilizia, che forse poi potresti anche collaborare, perché magari potrebbe nascere, perché questa sembra è una domanda che, perché magari è vero che parliamo di imprenditoria femminile, ma nel tuo caso hai incontrato altre donne che fanno il tuo mestiere, magari non so se siete riusciti o siete, come dire, solo delle oasi nel deserto. Guarda, diciamo che ci sono le donne che fanno questo che hanno insomma, un'impresa edile, un'attività del genere, però la maggior parte sono segretarie, collaboratrici, però proprio gestire tutta la parte amministrativa, la parte appalti pubblici, non sono tante, almeno nella nostra zona no, sicuramente, ecco, sicuramente al nord magari ci saranno, però da noi non tante. Entriamo un po' nel vivo appunto del lavoro, perché non è che solo, cioè, il lavoro si costruisce, come si diceva, cambiano le leggi e quindi c'è sempre bisogno di anche i prodotti. Come è cambiato un po' l'edilizia dal punto di vista in questi anni, sia dal punto di vista, come diciamo, tecnico e anche dal punto legislativo? Allora, sul punto di vista legislativo ovviamente si è partito con un tipo di legge per quanto riguarda gli appalti pubblici e piano piano cambia tutto, si sa questo, all'inizio meno, ma adesso negli ultimi anni ogni anno c'è una legge nuova, un correttivo, un decreto, e quindi sempre, tutti i giorni arriva una nuova pubblicazione, una nuova legge, quindi tutti i giorni gazzetta, studiare prima di poter partecipare agli appalti, andarsi a vedere il bando, insomma è cambiato un bel po'. Prima era tutto molto più semplice a livello normativo. A livello di edilizia sicuramente anche i prodotti si utilizzavano magari, non so, tipo dei materiali un po' più nocivi alla salute, si faceva meno attenzione e si utilizzava tipo la sicurezza nei cantieri. La sicurezza oggi è fondamentale. Forse una donna in questo che è più pignola, diciamo, avere a capo un'impresa edile una donna o comunque nel consiglio di amministrazione, forse è anche una marcia in più, perché un po' gli uomini siamo un po' più superficiali, mentre una donna è quella che è tipo mamma, tipo vatti a lavare i denti prima di andare a dormire, sì, mettiti il casco, ecco, tu un po' magari riprendi i tuoi operai, no? Un po'. Sì, in effetti una donna sulla sicurezza dico che è sicuramente più brava di un uomo, sicuramente, perché è più brava, è una mamma già. Ecco. Questo istinto materno, ecco, di protezione. Dicendo che è una mamma, dico che è una donna. Anche in cantiere, se vede una cosa che magari un uomo non ci fa caso, la donna sì, questo è vero, hai ragione. Quindi ogni tanto tu giri nei cantieri, fai notare comunque, sì, se ci sono, sempre. Quindi hanno paura, ci sta arrivando Linda, no dai, ora ci scopre. No, non è vero, però comunque sì, lo faccio notare, se ci sono dei problemi, però devo dire che una donna è più attenta. Sicuramente. E mi incuriosì appunto perché voi avete anche, capita di quando fate le forniture di avere contatti appunto con le aziende del nord e quindi entrare in contatto appunto con altre donne, o non avviene questo? Vabbè, ormai ci sono le mail, insomma. Bravo. Quindi un attimo magari ci si parlava al telefono, dico, ma adesso. Sì, no, vabbè, sia al telefono che comunque tramite mail, sì, avviene tantissime volte, ci sono. Devo dire che la maggior parte. Cioè, le ditte si stupiscono che quando risponde, cioè che al di là che non sei la segretaria, ma sei, diciamo, la proprietaria, o no? Oggi no, magari in passato sicuramente, ma adesso oggi no, non c'è più questo, la donna ormai, insomma, certo, no, mi pare giusto, un po' in tutti i settori, oggi no, non si stupisce. Forse si stupisce quando si trovano gli uomini, che ormai le donne sono ovunque, certo, no, i ruoli delle donne sono ripreso il nostro, sì, territorio, il nostro territorio. E quindi, diciamo, ecco, la stessa cosa un po' chiedo a te, Patrizia, cioè è cambiato anche, beh, magari il tuo è ancora più dinamico. Sì, un il po' mio il è più sistema. Dinamico, quindi comunque diciamo che il
mio è un crescere continuo, un'evoluzione continua. Comunque le donne ci sono, anche da me ce ne sono tante, perché comunque questi eventi vengono organizzati da, più che altro dalle donne. La figura della wedding planner. Una curiosità, mentre lei ha, diciamo, ha questo rapporto con la ciurma, no? Cioè è un po' maschile, quindi anche se, come dicevo, un po' deleghi per certi aspetti, sì, ovviamente, perché... Dico, invece nel tuo ambiente forse sono più le donne, no? Quindi com'è sto rapporto, allora, un capo donna con le donne? Cioè, dipende, lo vivono meglio, dipende. Oppure nasce questa famosa competizione, allora, tipo Diavolo Veste Prada, queste cose? No, io penso sempre alla base ci deve essere un buon rapporto che tu instauri con la persona che hai davanti. Io penso che alla base, come torno a ribadire, è il rispetto che tu hai verso questa persona, il porgerti in modo anche gentile. C'è la gentilezza, la fai, sì, certo, molto, magari, anche perché le modelle, ma non è solo quello, è anche il coinvolgere le aziende a partecipare a questi eventi. Io cerco in tutti i modi intanto di instaurare un bel rapporto con loro, una fiducia reciproca, perché comunque sia loro si devono fidare di me, perché giustamente mi danno in mano l'organizzazione di un evento e deve andare bene l'evento, quindi io ho in mano l'azienda e la devo valorizzare in tutti i sensi, quindi comunque intanto il rapporto che ci si deve instaurare con loro, e quindi già è una cosa importante, il rapporto che hai devi instaurare con le modelle e con i modelli, il rapporto che si instaura anche con l'azienda di montaggio che ti allestisce nello stesso tempo, quindi ti monta e ti allestisce tutto quello che riguarda un palcoscenico, una coreografia, quindi sono sempre gentilezza, secondo me, la base, perché di tutto. Poi lì c'è la gestione proprio delle risorse umane, perché nei vostri settori, avendo dei dipendenti, avendo delle persone che dipendono proprio anche da dalla vostra energia, da tutto, quindi magari dalla mia carica, perché comunque io devo dare intanto l'input, e lo devo dare in maniera semplice ma deciso e chiaro, e poi avere contatto con delle risorse che comunque alcune volte spesso sbagliano, e quindi devi andare anche a riprendere quegli errori fatti possibilmente con, insomma, la premura, con le ore che ti scorrono, perché comunque l'evento sta partendo e ancora, insomma, sei da andare a organizzare altre cose, e quindi il fargli capire che comunque c'è un errore e che lo devi andare a sistemare sempre in maniera molto educata, gentile. Allora, vi faccio due domande, inizio con te perché c'è il microfono, la prima, e poi ovviamente la faccio anche a te. La prima è: quante notti insonne? Quante notti avete passato per discorso? Dimmi quante notti hai dormito. Ecco. Cioè, quando facciamo c'è un evento, ma non tanto per il lavoro, per la preoccupazione, perché se stesse. Guarda, c'è il lavoro. C'è il lavoro, perché il mio lavoro non finisce. Dici, ok, dai dei compiti, hai il tuo team che ti segue, quindi dai dei compiti a loro. Ma è un continuo ricercare anche delle idee nuove per far sì che questo evento vada bene. Quindi possibilmente stai ore e ore collegata al PC. Perché comunque spesso devi cercare, ti devi aggiornare, quindi sei un continuo... Come dicevo, proprio quell'ansia magari... che non ti fa dormire anche. Quello di dire, ok, chissà se andrà tutto bene, la notte prima degli quella esami, ce l'hai, diciamo quella così. Quella ce l'hai la notte ecco, prima. Ecco, come la gestisci? Ci diamo anche dei consigli poi alle giovani, allora, donne che vogliono fare impresa, no? Allora, queste sono delle ansie che comunque sono ansie, diciamo, normali, che possibilmente poi devi trovarti tu un punto tuo di sicurezza, nel senso che sì, è vero, io sto ore e ore a cercare, a pensare se l'indomani tutto andrà bene. Quindi la notte la passi insonne. La notte la passi insonne, però poi alla fine sarà la stanchezza, poi crollo, perché dopo 2 mesi, 3 mesi, insomma, di organizzare l'organizzazione proprio dell'evento, alla fine arrivi la sera prima che non ce la fai più, la stanchezza è tanta. La seconda domanda invece è: il sogno nel cassetto, cioè
essere imprenditrice significa andare sempre avanti, scommettersi, come stiamo dicendo, in ambiti, il tuo, un ambito magari nuovo, il suo. L'edilizia sappiamo tutti che da qualche anno è anche in crisi, e quindi come dire, trovare anche altre soluzioni, no? Quindi qual è il tuo sogno? Cioè, cosa vorresti fare che ancora non hai fatto? Ma ti dirò. Cioè, ti senti soddisfatta? Io come sono dire, soddisfatta così. Hai un altro sogno? Cioè, vorrei fare un evento, che ne so, a Milano, a Roma, guarda, a Parigi, oppure non lo so, dico. Allora, diciamo che c'è un evento che io vorrei fare, che però purtroppo, sai, anche come Siracusa non ti dà la possibilità di farlo, ed è veramente un salone della sposa fatto con una struttura che purtroppo solo andando fuori da Siracusa potrei trovare. Quindi non si può fare, almeno per adesso. Però sai, io dico sempre, sì, infatti, il mio sogno è quello, e ti posso dire che chissà, il futuro poi ancora siamo ci potrà giovani, dare una risposta, ce la che possiamo dici? Fare. Ma ce io la penso che fare. Dico sempre la voglia e la volontà di crescere non ci deve mai abbandonare. E io ti posso dire che io pian piano ho fatto cioè quando piccoli tu sei passi. Partita, pensavi di arrivare No. Diciamo che dentro di me c'era sempre quell'idea di creare degli eventi. Però sai, l'evento ti dà anche alcune volte tanti punti interrogativi, perché un evento, anche se tu metti tutte le tue forze, però possibilmente c'è un qualcosa che non va bene e quindi l'evento non è al 100%. Poi io sono una persona molto critica, quindi comunque cerco sempre di migliorare ogni evento che faccio. E quindi comunque dico, certo, pian piano chissà si potrà arrivare. Ti senti cresciuta nel tuo lavoro? Cresco piano piano e a piccoli passi, ma mi va bene. Non voglio diciamo perdere delle tappe, voglio crescere piano piano, con calma, studiando anche, perché è importante. Questo già sono due consigli che stai dando, un po'. Sì. Uno, appunto, lo studio, che è fondamentale, cioè nel senso crescere sempre la professione, e secondo, non avere anche fretta, cioè no. I risultati arrivano con i tempi giusti. Sì, sì. Molte volte è i giovani di oggi, comunque, purtroppo anche per la voglia e la fame di lavoro che c'è, si vorrebbe, anche per come è impostato ormai, che siamo tutti sul fast, no? Nessuno poi sembra, se tu devi aspettare un mese, un anno, scalpitiamo. Mentre, come dire, sappiamo tutti che per certe cose, al di là se siamo nell'epoca del veloce, del digitale, per certe cose bisogna avere sempre dei tempi. I tempi giusti, perché questo è un settore un po' particolare. E quindi devi anche tu stessa portare delle innovazioni, e quindi non puoi fare, diciamo, degli eventi che sono uguali, ma deve essere un evento diverso dall'altro, anche perché possibilmente se fai due eventi uguali il terzo ti andrà male, perché comunque le persone, insomma gli sposi, non ti verranno nemmeno a vedere, quindi perché dice va bene, sono sempre le stesse, certo, cose. Perché si cerca sempre questa ricerca esasperata anche dell'originalità. Anche perché il settore wedding comunque è sempre in crescita, quindi comunque sia tu devi portare a queste coppie che insomma vogliono creare e realizzare il loro matrimonio, devi portare delle novità. Quindi anche se ci si separa, comunque alla fine tutti ci tengono al proprio matrimonio. Sì, sì, no? Sì. Ancora si sposano, ancora ci sono coppie. Però si sposano, questo già. C'è un mondo bellissimo. Ci si crede ancora nel matrimonio. Sì, sì. Cioè. E ti posso dire che affascina questo mondo, perché il mondo del wedding è un mondo dove ti puoi sbizzarrire sempre mantenendo, insomma, sai, l'eleganza e il gusto. E realizzare la tradizione, che è alla base di tutto, ma anche il realizzare un qualcosa di particolare, cioè il sogno, il creare il giorno più bello, anche stupendo praticamente gli invitati. Quindi per questo cerco comunque di sempre portare delle novità, inserendo delle aziende con innovazioni cose, no, certo, diverse. Linda,
Allora, stessa domanda, forse la notte prima di un'apertura di No Busta, forse può essere per te terribile. Bravo. Se magari ti fai mente locale, ho messo tutti i documenti Bravo. Giusti, mi sono dimenticato un DIM, cioè magari ti ripassi in memoria, no, c'è questa cosa, no? Com'è? Succede, vero, verissimo. Per me preparare la documentazione per partecipare a un appalto, oltre che, insomma, sono spese, sono costi, perché prepari una gara e hai, è come fare una vincita all'Enalotto, no? Ormai oggi sì. E quindi prepari la busta con i vari documenti, spendi dei soldi perché compri le marche da bollo, vai a fare le polizze, vai a fare tutto quello che serve. E poi magari per una piccolissima distrazione di un timbro, di una firma, di un rigo saltato, sei esclusa e ci resti male. E quindi la notte prima, hai ragione, ho tutta la documentazione, la devo chiudere, Maria, magari ho dimenticato, chissà. Però si riesce tutto un'altra volta, si rimette l'ho dentro. L'ho fatto e rifatto tante volte, sai, non sto scherzando. No, lo so, dico. Veramente. Il mio piccolo e queste sono tipo, le mie notti insonne. Queste sì, sono le mie notti insonne. Il tuo sogno è il cassetto, cosa vuoi costruire? Un solarino, facciamo un anfiteatro, facciamo un teatro, facciamo una scalinata, meglio quella di Noto 2.0 e lei viene a fare gli eventi. Cosa ma guarda, fare? Io sono pronta a costruire tutto, qua mancano le risorse, quindi aspettiamo. Ma tu ce l'hai un qualcosa che tipo cresce così, dici vorrei costruire, non so, che ti... Ovviamente guarda, con la tua squadra, col tuo team, insieme a tuo marito, che ci mi piacerebbe, come dire, per appagarmi nel mio lavoro, al di là di fare dei condomini, devo fare un, ne so, qualcosa. Sicuramente realizzare un'opera, una bella opera all'interno del proprio paese dove si abita è una cosa bella fareste, cosa. Cosa fareste? Ma sicuramente non mi piacerebbe. Tanto quello che c'è, di solito no, c'è bisogno di tante cose purtroppo, dico, ma tu che cosa faresti? Cosa farei? Se avessi la possibilità, nella tua busta magica dell'appalto magico, cosa? Un palazzetto dello sport. Ecco, quello ci vorrebbe sì. Da noi. Veramente. Possiamo fare un evento lì. Perché ormai si usano un po'. No, perché effettivamente a Solarino manca. E abbiamo tanti atleti, tanti campioni, tanti giovani campioni. Allora, poter dare una possibilità, quindi spero veramente un domani di poter dare un contributo, chissà. Ma se speriamo, sarà possibile. Speriamo. Ma invece, appunto, come così, oggi diciamo rispetto a quando ho iniziato, abbiamo più donne, magari ingegneri, architette, quindi che portano anche nel tuo settore anche quel pizzico di, non so, di originalità, di design, per esempio, che nel suo settore è importantissimo. Anche nel settore dell'edilizia è importantissimo. Infatti questo dice come soprattutto che consiglio possiamo dare a questi giovani, diciamo, anche che vogliono fare anche impresa. Allora io dico che nel tuo settore il periodo, diciamo, è molto triste, c'è tanta crisi nel nostro settore. Negli ultimi, poi non ti dico, gli ultimi anni sono andati un po' a morire. Io spero in una netta ripresa e dico sempre a tutte le giovani ingegnere, architette, ma anche semplici donne che vogliono intraprendere questa attività, di non mollare. E comunque appunto non mollare anche di abbellire, perché poi c'è il discorso che l'edilizia anche, come dire, nell'arredo urbano è importante, ad esempio, fare delle costruzioni anche belle, no? Oltre sicuramente, che a livello... sicuramente la donna nell'arredamento, nella progettazione di una casa è, secondo me, è molto più indicata di un uomo, non voglio essere, perché io ho realizzato un progetto di una casa insieme ad un'architetta. Hai visto? Insieme abbiamo fatto la costruzione proprio metro per metro di un progetto. Mi sono divertita perché mi piace il mio lavoro e giustamente ho fiducia, perché in una donna, ripeto, nella costruzione di una casa è più attenta perché sa più le esigenze di una donna rispetto a un uomo, perché un uomo è molto più superficiale.
No, non ti preoccupare, lo puoi dire, no? Non, no, ma, puoi è, dire ma è la verità, alta. È la verità. Ma noi ci abbiamo la TV, bravo. Il pallone, il divano comodo, poi che ci fregano, che ci interessa. Hai ragione, è vero. Comunque non siamo tutti così, però, dico, la maggior parte, diciamo, ci stiamo anche attenti, diciamo, un po' in generale. Quindi, diciamo che si può collaborare insieme. Si no? può collaborare. La cucina, ma chi la sceglie sempre la cucina? Sempre la donna. Ma io dico che i mobili li sceglie in generale sempre la donna. Sempre la donna. Ma questo è una questione, secondo voi, e di. Per tutto il resto, ma vero? Secondo voi è una questione di cultura o perché proprio, come dire, cioè. Perché l'uomo delega, dicendo, vabbè, sono cose da donne, o perché in effetti c'è questa. Cioè l'uomo all'inizio si confonde forse, no? Vabbè. Secondo me l'uomo in certe cose piace delegare. Ancora siamo in queste tradizioni, correggimi, deleghiamo. Piace delegare, però dico che comunque la donna sicuramente sotto tanti aspetti più sensibile, più riesce a gestire sia la situazione di un arredamento, di un matrimonio. Perché io non so, credo che sicuramente sempre le donne sono. Sì, sono le donne perché comunque accompagnano. Avete visto, cari amici, interrompo perché quando ci sono delle donne vicine hanno escluso anche il bravo presentatore, il musicista, volevamo, fanno subito, ora vi tocco il microfono, vi tocco il microfono, no scherzo, no, invece è bello perché, no tenete il microfono, è bello perché invece, l'ho sottolineato con una battuta, perché vedete come si fa squadra, no? Anche loro due, voi non vi conoscevate, quindi avete, come dire, intrapreso, ecco, questo feeling, e questo è importante, proprio c'è, cioè, la figura della donna all'interno del sistema è importante. Quindi noi andiamo a chiudere, tu sei d'accordo, tu hai delegato a tua moglie la cucina o tu hai, tu pensi guarda, a suonare o a... Ti svelo un segretino, allora sì, no, io oltre ad essere un maestro di musica mi diletto a fare l'elettricista. Ah, ecco. E quindi torno al discorso di Linda e ti posso dire che la casa la fa la donna. E di solito è lei che si sceglie tutti i punti luce, qui la va le TV, pure, qui va il forno, qui va il luce. Frigo, sì è lei che sa dove va. Quindi tu passi solo i fili, cioè a casa tua e basta. Ma giustamente sanno loro, certo, le loro esigenze, certo, e cosa fare. Certo, quindi, ma questo però, vabbè, vorrei innescare una polemica, ma siamo stretti, stiamo andando a chiudere, che dire, anche l'uomo a casa sua deve avere anche... Non può avere solo relegato uno spazio, no? Il divano. O lo studiolo. Solitamente è il garage, no? L'uomo, io ai miei pazienti, quando hanno detto, guarda, dicevo, allora, se tu vuoi vivere bene a casa, devi avere un garage, una mansarda, così ti chiudi là dentro e lì metti off limits, e poi perché tutto il resto è la casa, è la donna, che insomma. Vabbè, giochiamo un po' con i luoghi comuni, però ci piace anche un po', è così. Allora, stiamo andando a chiudere, io vi ringrazio perché veramente dire sono contento sembra scontato, però sentire la forza, ecco questo lo dico dalla mia professionalità, la forza, l'entusiasmo, la passione, l'amore, ecco, volevo dire questa domanda, se voi amavate il vostro lavoro, ma avete già risposto quando ne parlate? No, basta, non farla parlare più, basta. Che con tipo negli occhi, no? Mentre loro parlavano proprio gli si brillavano gli occhi, quindi veramente io ho voluto fare questa puntata appunto sull'imprenditoria femminile proprio perché penso che oggi sia importante dare questo messaggio anche alle giovani ragazze, giovani donne, di insistere, di non arrendersi, di non fermarsi alla burocrazia, di inventarsi anche un lavoro. Noi sul turismo, su quant'altro, abbiamo visto prima i dati, c'è tanto da fare. Quindi, care ragazze, care donne, studiate, impegnatevi, abbiate anche la pazienza di aspettare, perché ci sono dei tempi per crescere, ma penso che se il futuro è donna nell'impresa, può dare anche proprio forse oggi quella marcia in più all'economia che un attimino è un po' ferma in tutti i settori, nella crisi globale ma locale anche che viviamo. Come sempre però finiamo in bellezza perché c'è Concetto che arriva, vieni Concetto. Buonasera. Stasera cosa ci porti? Non ci porti la pizza ma ci porti un... E allora questa sera vi presento i bocconi che sono una mia creazione. Quindi prodotto originale Megalitos, lo trovate solo al Megalitos, a Solarino, per ora solo Palatazza. Al Megalitos. Hanno il suo perché. Intanto è un twist di pasta della pizza, sempre farine non raffinate, io uso, è importante, lo voglio dire.
E nascono per un doppio motivo. Primo, per i bambini. Noi sappiamo questo è un locale per bambini, perché è un prodotto sano, può essere condito, è un twist di pasta, dicevo, condito come preferite, un attimino, mozzarella, prosciutto, formaggi, come preferite. E i bambini, diciamo, è semplice da mangiare, vedete, un boccone, viene preso, viene mangiato, non c'è. E anche, siccome io faccio l'asporto per Solarino e Floridia, penso agli juventini, soprattutto ora giorno 3, ci sarà la finale, no? Tocchiamoci juventini, perché lui non è juventino. No, quindi... ma io ti farò Juventus, io sono di quegli interisti che ti fa Juventus, veramente, non credetemi. E immagino lo juventino che guarda la partita, deve tagliare la pizza, è troppo un lavorone, invece col boccone sta così proprio sul divano, non si... giusto, immagino questa situazione. Quindi diciamo che per estensione il boccone del tifoso, del tifoso davanti alla TV, questo lo possiamo dire. Porta fortuna, divano. Porta fortuna. E poi sono anche nutrienti, quindi anche i bambini ne mangiano 2-3 perché con la pizza si spava già, certo, ma certo. Smangiucchiando, perché sappiamo i bambini... Hanno il quantitativo di una mini pizza, come 150 grammi il panetto del boccone, sono 7 porzioni, qua non ho fatto un po' di più, l'ho fatto un attimino. Sono 7 porzioni conditi come... Che ora noi assaggeremo mentre Giancarlo ci dedichi un brano e chiudiamo sempre sulle donne, tu lo sai. Quindi se poi tu lo vuoi dedicare alla tua donna, noi siamo ancora più contenti perché ti sopporta come tutti i maschi, diciamo, quindi tutti i maschi diciamo che ci dobbiamo dedicarci qualcosa alle donne che ci sopportano. Quindi avviati un'altra volta, noi cominciamo a mangiare, poi non ti preoccupare, un boccone te lo lasciamo. Cari amici, vi saluto e arrivederci a presto alla Filantropizza in TV. Buonasera.